Il secondo groove che andremo a fare sulla cascia, quindi che è il secondo groove che per motivi di comodità adesso svilupperemo sulla malacaceta, e essenzialmente dà tutta la sua importanza alla vostra manoforte, che sarà la vostra destra o la sinistra, e si farà una piccola pronuncia di ghost con la vostra mano debole. Per educare voi a un corretto utilizzo della ghost sulla vostra mano debole, lo andremo a fare inizialmente con la mano. Prima con la mano sul groove e poi senza. Intanto vi faccio sentire questo secondo groove che si incastra perfettamente poi con il ritmo base della malacaceta. Questo è il ritmo di groove di base che andremo a suonare. Adesso lo suoneremo come metodo didattico per arrivare al concepimento fondamentale che i colpi forti vengono dati dalla mano della bacchetta. Faremo le ghost con la nostra mano debole in maniera tale che metabolizziamo il groove come è stato fatto anche precedentemente per il repeat o per il tamburino facendo il telecoteco, ma sviluppandolo tutto su una mano, ok? Con la bacchetta. Adesso suoneremo con la mano e con la bacchetta lo stesso groove sulla base, ok? Sempre a 80 di metronomo. Mano a mano che andrete avanti vi renderete conto quanto è importante la vostra manoforte, perché a parte il ritmo base di malacaceta che viene sviluppato su due mani con l'accento sull'1 e sul 4, tutto il resto viene fatto esclusivamente su una mano, e l'altra mano dà solitamente dello swing o delle ghost note di accenno, però che sono fondamentali nello sviluppo del nostro groove. Grazie.